Ciao a tutte e benvenute a un nuovo video. Sono Cristina e oggi parliamo di beauty over 50, in particolare di 5 problemi molto diffusi nella nostra fascia d'età e di altrettante soluzioni semplici e pratiche che permettono di affrontare efficacemente questi problemi. E se questi argomenti vi interessano, non dimenticatevi di iscrivervi al canale accendendo anche la campanella per non perdervi neanche un aggiornamento. Il primo problema di cui vorrei parlare oggi sono le occhiaie e le borse sotto gli occhi e in generale il gonfiore che soprattutto al mattino affligge molte di noi. Il problema delle occhiaie e delle borse sotto gli occhi può avere naturalmente origini molto diverse, può trattarsi a volte di fattori genetici ma anche magari legati alle abitudini di vita, in generale allo stile di vita, a cosa mangiamo e beviamo la sera, a come riposiamo. E per mia esperienza, per l'esperienza che ho fatto negli ultimi anni, in particolare il momento del riposo notturno si rivela spesso fondamentale per debellare le fastidiose occhiaie e anche le borse sotto gli occhi, che anche chi magari da giovane non ha mai avuto questo problema poi si ritrova dopo i 40 e i 50 anni invece a soffrirne. Il cuscino Sleep & Glow, per chi ancora non lo sa, è un cuscino che è stato realizzato in memory foam, un materiale altamente adattivo che si adatta perfettamente alla forma del nostro collo, del nostro corpo, permettendoci non solo di riposare in un modo posturalmente corretto, è infatti stato sviluppato da medici ortopedici e altri specialisti della salute, ma anche proprio di combattere attivamente le rughe mentre non facciamo assolutamente niente, mentre stiamo appunto dormendo e riposando. Questo perché questo cuscino, come potete notare, ha queste due convessità, una da un lato e l'altra dall'altro, che anche se dormite come me su un fianco o di tre quarti, vi permette di non appoggiare mai completamente il viso sul cuscino, perché tutta la parte, soprattutto la parte morbida del nostro viso, che tende a segnarsi con un cuscino di tipo normale perché è soggetta a un continuo strofinamento per tutto il corso della notte, in questo caso è come se riposasse sulle nuvole, infatti non appoggia mai sul duro e questo permette di evitare tutto questo strofinamento. E non solo, perché questo cuscino è dotato di una sua federina in tencel, che ultimamente esiste anche in una versione dotata di fili di rame, pensate, che ha un ulteriore effetto antisettico sulla vostra pelle, per cui se soffrite di cose come dermatiti, sfoghi, anche acne magari tardiva, questo cuscino vi aiuta proprio ad affrontare e a risolvere questi problemi ancora più rapidamente. Ma oltretutto il vostro viso risulta bello sgonfio, assolutamente drenato nel corso della notte, e anche le borse sotto gli occhi e le occhiaie ne risultano notevolmente migliorate. Tra l'altro questo cuscino mi fa dormire in una posizione posturalmente corretta, il che per chi come me soffre o tende a soffrire di attacchi di cervicale è veramente una mano santa. Io da allora faccio anche dei massaggi appositi contro la cervicale, però praticamente ho completamente risolto il problema, per cui sono soddisfattissima di questo cuscino. Se anche voi volete sperimentare tutti questi benefici del cuscino, incluso quello di attenuare molto borse sotto gli occhi, occhiaie di cui soprattutto si tende a soffrire al mattino, al momento del risveglio, potete trovare il link al cuscino con ulteriori dettagli nella mia descrizione, dove trovate anche un ghiotto codice sconto che vi permette di risparmiare sull'acquisto del cuscino. Il cuscino è un piccolo investimento nella nostra bellezza, ha praticamente il costo di una crema viso di lusso, ma dura anni e anni, fino a 5 anni e oltre, per cui ne vale senz'altro la pena, perché mentre una crema magari ha una durata di qualche mese, il cuscino vi dura ben di più. Di tutto, come ho detto, trovate il link in descrizione. Un secondo problema che ahimè affligge le donne nella nostra fascia d'età è quello della formazione di rughe e altri segni dell'età sul nostro viso, sia localizzati sia in modo un pochino più generalizzato, a seconda anche della pelle, se siamo o siamo state fumatrici, e di altri fattori legati anche alla genetica e allo stile di vita. Le rughe fortunatamente oggi si possono tenere sotto scacco, combattere e anche attenuare, ed esistono anche degli ottimi dispositivi che permettono di contrastarle ulteriormente. Io personalmente, oltre all'utilizzo regolare della maschera LED di Current Body, di cui ormai vi ho parlato tantissime volte perché è semplicemente un prodotto fantastico, negli ultimi mesi ho iniziato a integrare l'utilizzo regolare della maschera con un trattamento di radiofrequenza che realizzo con questo dispositivo che mi è stato inviato ormai mesi fa sempre da Current Body, ed è il loro dispositivo radiofrequenza della linea Current Body Skin. Questo
dispositivo e in generale la tecnologia a radiofrequenza è una tecnologia che permette, grazie allo sfruttamento della radiofrequenza che va a scaldare la nostra pelle a un determinato livello di temperatura, di stimolare la produzione di collagene. Il collagene rende più giovane la nostra pelle, quindi anche più turgida, più rimpolpata e in generale più riposata, e permette di contrastare attivamente le rughe già presenti sulla nostra pelle. Questo è un trattamento che non dovete fare né tutti i giorni né a giorni alterni, come nel caso della maschera LED, che può essere utilizzata anche più frequentemente. Questo basta farlo una volta alla settimana. Io in genere mi ci dedico la domenica pomeriggio perché è quando ho più tempo, e può essere utilizzata in modo molto molto individuale, nel senso che ogni zona che trattate con questo dispositivo dovrebbe essere trattata per circa 5 minuti con dei piccoli movimenti rotatori oppure anche tratteggiate di questo tipo. Dopo un po' diventa anche molto intuitivo il modo giusto per trattare la vostra pelle, e potete scegliere voi se trattare solo singole zone, perché magari non avete bisogno di trattare tutto il viso, magari viso e collo, e quindi anche la durata del trattamento dipenderà un po' da voi e da quello che volete ottenere. Ogni zona, ripeto, richiede circa 5 minuti. Per fare viso e collo integralmente ci vuole circa un'oretta. Potete, dopo che avete preso un po' la mano, farlo anche davanti alla televisione. Il trattamento richiede anche l'utilizzo di questo gel. Quando acquistate il dispositivo a radiofrequenza vi arriva il kit che comprende anche questo tubone di gel che dura per tantissimo tempo, e ne applicate un po' come se stesse applicando una maschera viso, e potenzia anche l'effetto del dispositivo a radiofrequenza, oltre a condurre bene il calore. E devo dire che nel corso dei mesi ho visto un potenziamento dell'effetto già buono fornito dalla maschera LED, quindi quando posso integro con questo trattamento. Vi consiglio di provarlo se avete magari già la maschera a LED e avete voglia di integrarlo con qualcos'altro che in qualche modo sia complementare rispetto a quello che già fate. Io trovo che sia un ottimo dispositivo. Anche di questo vi lascio il link qua sotto, che vi porta alla pagina di tutti i miei sconti personali che potete utilizzare per risparmiare moltissimo su questo e su tanti altri dispositivi, e lì trovate anche ulteriori dettagli su questo dispositivo. Un terzo problema che ahimè tende ad aggravarsi dopo una certa età, e che io ho sempre avuto e che è peggiorato forse dopo i 40, i 45 anni, è la sensibilità degli occhi. Non tanto ai prodotti per il trucco, perché lì secondo me anche proprio da parte dell'industria cosmetica c'è una maggiore attenzione, per cui io posso usare anche tranquillamente prodotti di farmacia, ma anche che compro regolarmente in profumeria senza problemi, ma proprio a livello di struccanti. Io ho sempre avuto problemi, mi sono anche disperata per questo, perché per anni ho dovuto costantemente cambiare prodotti, non almeno tre congiuntiviti proprio indotte da prodotti ipoallergenici sulla carta comprati in farmacia me le sono fatte, e spesso avevo proprio gli occhi lacrimanti. Era sempre difficile per me struccare gli occhi, al punto che a volte non li struccavo bene perché mi dava così fastidio, con conseguenze naturalmente non proprio positive sia per gli occhi che per il contorno occhi. Questo finché non ho scoperto i magici pannetti, che costano tra l'altro pochissimo, di un marchio che si chiama Makeup Eraser, che ho trovato su Amazon, e quando le ho provate non sono più tornata indietro. Non solo risparmio tantissimo, perché di prodotti per struccarmi non ne compro più, ma questi pannetti permettono di struccare perfettamente e fino in fondo non solo gli occhi ma anche tutto il resto del viso. Sono in microfibra, il che li rende anche assolutamente igienici, perché una volta asciutti, anche se li avete già usati una o due volte, sono assolutamente igienici, ma soprattutto rimuovono tutto. Con questo io ve lo posso garantire, non rimane niente. Io ho degli asciugamani anche chiari in bagno che rimangono pulitissimi proprio anche quando poi mi asciugo il viso, perché questo rimuove tutto. Di questi non esiste solo questa versione grande, esiste anche una versione mini che ho appena ordinato, ve la farò vedere, perché a fine mese vado in vacanza qualche giorno e quindi volevo portarmi qualcosa di piccolino. Anche di questi vi lascio il link qua sotto. Un altro problema di cui mi parlate spesso e che assolutamente ho anch'io è quello del trucco che non tiene. Anche questo direi che è un problema
che tende ad accentuarsi dopo i 40 e i 50 anni, probabilmente perché la nostra pelle diventa un pochino più secca e quindi il trucco in qualche modo viene o bevuto letteralmente dalla pelle o comunque attacca meno e quindi dura anche di meno nel tempo. Io qui mi sono documentata, ho seguito tanti tutorial e ho scoperto questo metodo che viene chiamato spray powder spray, in italiano letteralmente spruzza in Cipria spruzza, e che prevede appunto questi tre passaggi, dopodiché io vi posso garantire il vostro trucco terrà assolutamente perfettamente anche per ore e ore. La prima fase consiste, una volta applicati i vostri prodotti per il trucco normale, non so, fondotinta, terra, blush e via dicendo, nel spruzzare sul vostro viso un fissatore per il trucco. Io mi trovo molto bene con questo di Charlotte Tilbury che si chiama Airbrush Flawless Setting Spray, che utilizzo già da tempo. Questo infatti non è il primo flaconcino che utilizzo, oppure questo è un trucco che ho imparato da un'altra bravissima makeup artist che si chiama Camila Coelho, ed è questo spray Eau de Beauté di Caudalie, che senz'altro conoscerete. Questo è un prodotto ultra naturale che a livello di inci è sicuramente meglio di qualsiasi prodotto fissante del trucco, ed è anche molto molto fresca, tra l'altro chiude bene i pori, quindi affina anche la grana visivamente, e a me piace moltissimo, è anche profumatissimo. Inoltre è un'acqua che naturalmente ha più funzioni, potete usarla anche come tonico, per cui anche in vacanza è comodo avere un unico prodotto. Dopo aver spruzzato sulla pelle, quindi aver lasciato anche evaporare questo tipo di prodotto, passate alla cipria. La cipria mi ha sempre fatto un po' di paura, ho sempre avuto un po' il timore che in qualche modo mi invecchiasse, che rendesse la pelle come in carta pecorita, che segnasse di più eventuali segni dell'età e soprattutto che desse qualcosa di artificiale al viso. Poi ho capito che i trucchetti a cui prestare attenzione sono due. Uno è la qualità della cipria, quindi bisogna sceglierne una impalpabile, invisibile e adatta allo scopo, e io mi trovo molto bene anche qua con questa di Charlotte Tilbury. Non so dirvi il nome esatto di questa né il nome del colore, ma ve lo segnalo qua sotto. Ma soprattutto l'altro trucco, forse quello più importante, consiste nell'applicazione. Io prima l'applicavo o con l'apposito pennellino, quello un pochino appuntito che serve per fissare bene il trucco con la cipria, oppure usavo uno di quegli ovetti in gomma piuma che utilizzano anche le makeup artist a questo scopo. Poi, guardando dei video, ho scoperto l'arrivo di questi triangolini, che forse avete già visto, perché a un certo punto questi sono talmente validi per questo scopo che sono diventati virali. Questa è di una marca che si chiama Brushworks, li ho comprati sempre su Amazon, costano davvero poco, si buttano in lavatrice e tornano come nuovi, quindi sono anche un prodotto ecologico, ma soprattutto la cipria utilizzata per fissare il trucco con questi triangolini sparisce letteralmente, fissa di più e meglio e più a lungo che con qualsiasi altra cosa, e in più è letteralmente invisibile. Fatto questo, ultimo passaggio, ancora una spruzzata di fissante per il trucco, e a questo punto veramente tutto il make-up terrà per ore e ore e ore, dal mattino fino alla sera tardi. E il quinto e ultimo problema legato alla beauty routine di noi donne over 40, over 50, over 60 che vorrei affrontare è quello di una pelle poco luminosa. E devo dire che per trasformare una pelle non tanto radiosa in una pelle più giovane e luminosa richiede proprio quasi un gioco di squadra di diversi comportamenti, prodotti e a volte anche dispositivi che insieme poi fanno il miracolo. A livello di stile di vita, fare regolare attività fisica, preferibilmente all'aperto, è sicuramente importante. È importante bere molto, è importante un buon sonno e soprattutto evitare le federine di cotone a vantaggio del Tencel o della seta se preferite, e Sleep & Glow infatti ha la sua federina in Tencel che aiuta tantissimo in questo senso, perché altrimenti il cotone comunque è un materiale ruvido e questo continuo strofinamento, se usate un cuscino di tipo tradizionale, sicuramente spegne un po' il vostro incarnato. È un discorso anche di buoni cosmetici. Il retinolo favorisce tantissimo il rinnovamento della vostra pelle, e anche per esempio un buon siero, la vitamina C, fa il miracolo, soprattutto se applicato magari al mattino, illumina letteralmente l'incarnato. Esistono anche dei buoni dispositivi che aiutano molto la luminosità della vostra pelle. Tipicamente la maschera LED, oltre a stimolare il collagene ed elastina, illumina anche, trovo tantissimo, l'incarnato, quindi aiuta anche lei in questo. E poi naturalmente ci sono tante meraviglie del make-up. Io da qualche tempo mi trovo proprio quasi istintivamente a rinunciare
rinunciare al fondotinta, che trovo che spenga l'incarnato, e che se non avete gravi problemi proprio di discromie, di macchie della pelle da coprire, non sia per forza necessario neanche dopo i 50 o i 60 anni. Personalmente mi trovo benissimo con questa CC Cream di T Cosmetics. Io trovo che questo non coprire del tutto la nostra grana della pelle alla fine regali luminosità e giovinezza. È uno dei miei prodotti di cui sono ossessionata in questo momento, tanto è valida. Anche di questo, se volete, vi lascio il link qua sotto. Spero che questo video vi sia stato utile, che abbiate magari ricevuto qualche dritto, qualche idea in più per affrontare piccoli problemi legati alla nostra beauty routine, che in molte magari abbiamo, soprattutto in questa fascia d'età. E se è così, naturalmente lasciatemi un bel like sotto al video e iscrivetevi anche al canale accendendo la campanella per non perdervi i contenuti futuri. Qui sopra vi lascio subito altri due video da guardare legati ad argomenti simili che possono magari interessarvi. E con questo vi saluto e ci vediamo prestissimo per un altro video.